La ricerca delle grandi orate è la ricerca di un sogno e spesso il segreto del successo sta nel pesco. I grandi pesci cercano bocconi ricchi di proteine e il cannolicchio è una soluzione ottima da adottare. Preso il nostro mollusco ancora vivo, andremo ad asportare le due valve. Dopodiché inseriremo il nostro ago d'innesco lungo la polpa del cannolicchio. Fatto ciò, andremo a rinforzare il nostro innesco con del filo elastico, facendo una serie di spire, prima a scendere e poi a risalire. Fatto ciò, inseriremo la punta dell'amo nel foro dell'ago e con un po' di calma andremo a passare il nostro boccone lungo l'amo e lungo i primi centimetri del terminale. Lasceremo la punta dell'amo fuori dall'innesco ed ecco qua un boccone perfetto. Ora non resta che lanciarlo in acqua, un lancio che sarà molto fortunato. Vediamo perché. Una leggera vibrazione della vetta mi fa prendere la canna in mano. Sento subito una trazione dall'altra parte e quindi ferro con forza. Grossa. È bella, Edu. Come una iena. Fermo, fermo, fermo. E andiamo, Edo, dammi il 5. Quando fai una cattura particolarmente importante ci metti un po' prima di capire che non si tratta di un sogno, finché poi ce l'hai tra le mani. Ragazzi, dopo tante ore d'attesa, finalmente il pesce che aspettavamo. Una ratona di quelle veramente da sogno, che ti riempie veramente il cuore di emozione e tanta adrenalina, combattimento stupendo.
1970.